Ciao! In questo video ho pensato ad una piccola serie di asana che hanno come obiettivo sciogliere i muscoli della schiena, in particolare la zona lombare. E in questo periodo che magari non abbiamo la nostra posizione ergonomica in ufficio, ma magari stiamo più tempo seduti sul divano, su delle sedie magari un pochino più scomode, e può essere utile fare una pratica magari serale, molto morbida, molto lenta, tranquilla, che aiuta proprio a sciogliere delle tensioni a livello della schiena, a livello del collo e appunto nella zona lombare. Iniziamo subito, ci portiamo sul nostro tappetino, andiamo nella posizione del bambino, quindi siamo con le seduti sui nostri talloni, le ginocchia piegate. Se volete potete aprire leggermente, distanziare un pochino le vostre ginocchia. Inspiriamo bene, allunghiamo la schiena ed espirando scendiamo. Lasciamo bene le mani in avanti e lasciamo proprio che la nostra testa si rilassi. Si rilassino anche le nostre spalle, le nostre mani e tutto il nostro corpo. Soprattutto lasciate che la testa cada bene verso il basso, se riuscite potete anche appoggiarla al tappetino, altrimenti potete magari mettere le mani sotto la fronte e aiutare appunto il vostro collo a rilassarsi. Da questa posizione proviamo a portare la tensione al nostro respiro, in particolare proviamo a sentire l'espansione del nostro respiro in quel punto fra le scapole che spesso trattiene molta tensione, è molto rigido, e quindi sentiamo in quel punto l'espansione del nostro respiro quando inspiriamo e il rilassamento quando noi espiriamo. Inspirate ed espirate, sentite bene che tutte le vertebre della vostra colonna lentamente si allontanano, si allungano. Lasciate andare sempre di più la vostra testa, le vostre spalle, le vostre braccia. Qui lentamente proviamo ad allungare bene le nostre braccia in avanti, stiracchiare un pochino la nostra colonna. Da qui portiamo la mano destra fuori dal tappetino e con la mano sinistra andiamo a prendere il polso della mano destra. Lasciamo andare la testa, lasciamo che entrambi gli ischi siano ben appoggiati sui talloni e portiamo questa volta il nostro respiro sul nostro fianco sinistro. E sentiamo l'espansione del nostro fianco e l'allungamento. La testa è sempre il più rilassato possibile. Da qui torniamo lentamente al centro, allunghiamo bene. Andiamo a fare tutto dall'altra parte, quindi portiamo la mano sinistra fuori dal tappetino, la mano destra va a prendere il polso della mano sinistra e lasciamo andare la testa. Il sedere è ben appoggiato sui talloni e il respiro questa volta aiuta ad allungare bene il nostro fianco destro. Molto bene. Da qui torniamo al centro, allunghiamo bene e ci portiamo lentamente in quadrupedia. Le ginocchia sono aperte quanto i nostri fianchi, sono posizionate esattamente sotto il bacino. Le nostre mani invece sono sotto le spalle. Da qui iniziamo a sciogliere un pochino la nostra zona lombare, provando a muovere il coccige un po' a destra, un pochino a sinistra, senza muovere le spalle. Andiamo a lavorare solo
Sulla parte bassa della nostra schiena proviamo a sciogliere. Andiamo a destra e andiamo a sinistra. Molto bene. Da qui torniamo al centro. Iniziamo a fare i movimenti del gatto e della mucca. In modo molto lento, seguendo bene il nostro respiro, cercando di sezionare bene una parte alla volta della nostra schiena. Quindi lavoriamo molto lentamente, partendo dal basso, quindi partendo dal coccige, per arrivare alla testa. E da qui quindi inspiriamo, ruotiamo bene il nostro coccige, portiamo la coda in fuori, abbassiamo bene le spalle, avviciniamo le scapole, apriamo il petto e portiamo in avanti lo sterno. La testa è ben allungata, mi raccomando, non andate a creare blocchi o strozzature, ma il collo è allungato. Espirando, ruoto bene il sedere in dentro, spingo a terra con le mani, lascio cadere la testa fra le braccia e allontano le scapole tra di loro. E di nuovo inspiro, ruoto il sedere in fuori, abbasso le spalle, avvicino le scapole, porto lo sterno tra le braccia e allungo la testa in avanti. Espiro, ruoto il sedere. Spingo a terra con le mani, allontano le mie scapole e lascio andare la testa. E di nuovo inspiro. Apro, porto bene lo sterno in avanti, allontano le spalle dalle orecchie. Espiro, ruoto il sedere indietro, spingo bene a terra, allontano le scapole e sento bene la gobba. E poi torniamo in posizione neutra. Da qui portiamo bene le mani in avanti rispetto alle spalle. Ci allunghiamo bene e allunghiamo bene la nostra schiena. Rilassiamo le braccia e proviamo a portare la fronte a terra. Lasciate che tutto si ammorbidisca. Questa è la posizione di Anahata. E lasciate. Lasciate che pian pianino anche le vostre spalle si sciolgano e lasciano andare un pochino tutta la tensione che possiamo aver accumulato in queste giornate, anche emotivamente parlando. E lasciate. Molto bene. E da qui torniamo in quadrupedia. Ci riportiamo con il sedere sui talloni e scivoliamo e ci portiamo seduti. Da qui andiamo ad aprire la nostra gamba destra. La allunghiamo. Teniamo bene la nostra gamba sinistra con il piede vicino al pube e andiamo ad allungare bene la nostra schiena. Non serve aprire troppo, l'importante, se vi serve potete mettervi un cuscino anche sotto il sedere, l'importante è avere bene la schiena dritta, quindi non stare così, piuttosto chiudete la gamba, è importante essere bene che gli ischi siano ben appoggiati, la schiena sia bene in linea e bella dritta. Quindi da qui inspiro bene, allungo bene la mia schiena ed espirando ruotiamo verso la gamba destra. Proviamo a portare proprio il petto verso la coscia. Da qui inspiro ed espirando scendiamo verso la nostra gamba. Lasciamo andare. Lasciate andare la testa. Non andate ad appendervi al piede, ma le mani rimangono bene vicino al ginocchio, vicino alla coscia. Dove arrivate? Lasciate andare la testa e rimaniamo in questa posizione, in pari dritta, Janu Sirsiasana. Ad ogni inspiro proviamo ad allungare un pochino la nostra schiena e ad ogni espiro lasciamo andare. Qui inspiro, mi allungo bene ed espiro. Torniamo lentamente
al centro. Da qui ruotiamo bene verso il ginocchio della gamba sinistra. Portiamo all'interno il nostro braccio destro. Ruotiamo bene la spalla sinistra. Portiamo bene il petto verso l'alto. E da qui proviamo a scendere lentamente, lasciando bene il fianco sinistro ben appoggiato. E scendiamo, aprendo bene il petto. Scendiamo con la spalla verso il ginocchio. Cercate di essere bene sulla stessa linea. Apriamo bene il petto e allunghiamo la schiena. Sentirete bene che la zona lombare sinistra si sta allungando. Lasciate andare la testa. E lentamente. Portiamo bene il respiro nelle zone dove sentite un maggiore allungamento. E aiutiamo queste zone a sciogliersi e ad ammorbidirsi. Molto bene. Inspiro, cerco di portare ancora un pochino il petto verso il soffitto e poi lentamente ci risolleviamo. Ultima la testa. Bene, ora andiamo tutto dall'altra parte. Andiamo ad aprire la gamba sinistra, pieghiamo bene la gamba destra e da qui inspiro, mi allungo, espiro, ruoto verso la gamba. Inspiro ed espirando scendiamo. Ad ogni inspiro provo ad allungare bene la mia schiena in avanti, ad ogni espiro invece lascio che tutto si ammorbidisca. Se voglio posso anche piegare un pochino la gamba, se sentite che vi tira troppo. La parte posteriore della coscia in particolare non deve, mi raccomando, non deve mai tirare la zona dietro il ginocchio, il cavo obliqueo. È una zona ricca di tendini, quindi non dobbiamo andare a stressare. Inspiro, allungo di nuovo e lentamente torniamo. Ruotiamo verso la nostra gamba destra. Inspiro, mi allungo. Porto bene il braccio sinistro all'interno. Ruoto la spalla destra. Inspiro, allungo ed espiro, scendiamo. E ci godiamo questo allungamento. Cerchiamo di renderlo il più naturale possibile, più facile possibile, non andiamo a forzare. Sentiamo bene l'allungamento della zona lombare destra. Ed ecco l'inspiro, allungo, provo ad aprire ancora un pochino di più il mio petto e poi lentamente torniamo. Molto bene, chiudiamo le nostre gambe, le sciogliamo un pochino e ci portiamo distesi a terra. Lentamente, vertebra dopo vertebra, ci riportiamo a terra. Portiamo la gamba destra e abbracciamo, allunghiamo bene la gamba sinistra. Portiamo bene il ginocchio al petto. Da qui pieghiamo la gamba sinistra e per quello che riusciamo, provando proprio a lasciare la zona lombare bene appiccicata al tappetino, andiamo a stendere la gamba destra verso l'alto, senza tirare troppo, proprio andiamo in un allungamento, tanto tirare tira sempre, quindi non andiamo a forzare, troviamo quel punto in cui riusciamo a sentire che tutta la parte posteriore destra del nostro corpo si sta gradevolmente allungando. Se riesco posso provare a stendere la gamba senza però andare ad incurvare la schiena, solo quello che mi risulta facile e possibile. Molto bene. Da qui stendiamo, pieghiamo la gamba destra, stendiamo la gamba sinistra, la riportiamo ancora un pochino di più vicino al nostro petto e da qui prendiamo bene, abbracciamo il nostro ginocchio destro, apriamo la nostra mano sinistra, il nostro braccio sinistro e lentamente proviamo a portare
la gamba destra a lato. Apriamo, cercando di spingere il fianco sinistro a terra, quindi non ruoto in questo modo, ma rimango il più possibile aperta. E in questa posizione proviamo a lasciare andare tutti i muscoli, lasciamo andare il sedere, i glutei, lasciate andare le cosce, ammorbidite tutto. Inspiro, allungo bene, espirando torno, pieghiamo bene la gamba sinistra, andiamo ad appoggiare la caviglia vicino al ginocchio sinistro. Da qui infiliamo la mano destra tra le due cosce, la mano sinistra all'esterno della coscia sinistra e portiamo le nostre gambe verso il petto, cercando di spingere bene il ginocchio destro verso l'esterno, in apertura. Da qui appoggiamo la nostra gamba sinistra, appoggiamo anche la gamba destra e facciamo tutto con la gamba sinistra. Quindi portiamo bene il nostro ginocchio sinistro al petto e lo abbracciamo. Se vogliamo possiamo anche un pochino fare dei piccoli cerchi. Da qui ritorniamo al centro. Appiattiamo bene la zona lombare a terra, sentiamo bene il contatto della zona lombare con il tappetino. Inspiro allungo ed espirando, porto la gamba verso l'alto. Spingete bene il fianco sinistro verso terra, sentite bene che tutta la zona lombare, tutta la schiena, tutto si sta allungando ed è ben a contatto con il tappetino. Se voglio posso provare a stendere la gamba destra. Ad ogni ispirazione provo ad allungare, a spingere sempre di più la zona lombare a terra, il gluteo a terra. E invece quando espiro provo ad ammorbidire. Molto bene, pieghiamo nuovamente la gamba sinistra, la riportiamo al petto. Da qui apriamo bene il braccio destro. Abbracciamo il nostro ginocchio sinistro e lentamente proviamo ad aprirlo, cercando di spingere con il fianco destro in apertura, quindi non ci ruotiamo in questo modo, ma proviamo a tenere bene aperto il nostro fianco. Lasciamo le spalle rilassate, non state in tensione. Da qui torniamo al centro, pieghiamo la gamba destra, appoggiamo la caviglia sinistra sul ginocchio, portiamo all'interno la mano sinistra tra le due cosce, all'esterno la destra e lentamente portiamo la coscia verso il petto. Riportiamo la gamba destra a terra, il piede sinistro ed ora portiamo entrambe le ginocchia al petto, ci abbracciamo e ci dondoliamo a destra e a sinistra. Massaggiamo in questo modo la nostra colonna e poi se volete potete portarvi per alcuni istanti in Shavasana, quindi in questa posizione. Noi siamo arrivati alla fine della nostra pratica, vi ringrazio, spero sentiate un pochino di benefici alla vostra colonna e grazie, namaste.